Gentili telespettatori, buonasera e bentrovati all'informazione di Cosmos TV. Vediamo subito quali sono le notizie di oggi, 13 di aprile. Iniziamo con una notizia di cronaca. È stato denunciato un uomo dal Corpo Forestale dello Stato, accusato di essere un responsabile di un incendio boschivo divampato nel comune di Pisciotta in località Valle Contrada Celle tra il 30 di giugno ed il 1 di luglio del 2015. Le indagini condotte dai forestali del comando della stazione di Pisciotta hanno consentito di ricostruire la dinamica degli eventi ed identificare così il responsabile. Secondo quanto affermano gli inquirenti, sembra che l'uomo volesse ripulire il terreno di proprietà proprio dall'erba secca e dagli arbusti utilizzando il fuoco, ma a causa del forte vento ha perso il controllo delle fiamme, causando la distruzione di circa 10 ettari di macchia mediterranea. Il Corpo Forestale ricorda che queste pratiche sono sempre vietate nei periodi di massimo rischio, in genere tra il 15 di giugno ed il 30 di settembre, comunque anche in tutti i casi in cui le condizioni meteorologiche e ambientali possono creare pericolo. Ancora cronaca, ladri in azione a Sassano e a Monte San Giacomo, svaligiati un bar, una tabaccheria ed un'abitazione. Vediamo il servizio. Ladri in azione la notte scorsa a Sassano. Ad essere presi di mira questa volta un bar in via Roma ed un'abitazione adiacente all'attività commerciale. A fare la mala scoperta questa mattina sono stati i proprietari che hanno dato subito l'allarme. Sul posto sono giunti prontamente i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso. I soliti ignoti, approfittando dell'ora tarda, mentre i proprietari dormivano nell'appartamento che si trova sul piano superiore al bar, si sono intrufolati all'interno dell'attività del retro, riuscendo a portare via gratta e vinci e sigarette per un valore che ammonterebbe a 10.000 euro. La stessa notte viventi hanno messo a segno un altro tiro ai danni di una casa adiacente il bar, rubando un portafogli che si trovava all'interno di una borsetta da donna, asportandone 200 euro. I carabinieri stanno lavorando per dare un volto ai malviventi. Furto in pieno centro anche a Monte San Giacomo, dove i soliti ignoti sono riusciti a rubare tutta la scorta di sigarette presente nella rivendita di tabacchi ubicati in via Vincenzo Marone, unitamente ai soldi contenuti in cassa. I malviventi sono entrati all'interno passando da una finestra di ridottissime dimensioni posta sul retro. A dare l'allarme sono stati gli stessi proprietari che, sentendo dei rumori, si sono svegliati, riuscendo perfino a vedere delle sagome nella penombra, che però stavano già scappando. Continua il raid di furti nei comuni della Valle del Sele e del Tanagro, dove l'ultimo episodio si è registrato proprio ieri notte ai danni di un negozio di tabacchi sito nel cuore della cittadina di Romagnano al Monte. I malviventi hanno forzato la porta d'ingresso del negozio con degli arnesi da scasso e si sono introdotti nei tabacchi, portando via sigarette, oggetti vari e denaro contante. A fare la mala scoperta di quanto accaduto nella notte, il titolare del tabacchi, che giunto per l'apertura del negozio, ha notato che la sarcinesca era stata forzata. Il bottino complessivo, che ammonta a circa 3.000 euro di valore, è solo l'ultimo in ordine di tempo. Il mese scorso, infatti, sono stati presi di mira altri negozi di tabacchi proprio nella Valle del Sele. Anche in quei casi i ladri hanno rubato contante e sigarette. Un blitz dei carabinieri della compagnia di Eboli nei campi Rom della città ha permesso di ritrovare il bottino di una serie di furti messi a segno negli ultimi giorni. Gli uomini del capitano Alessandro Cisternino hanno messo su quadro gli accampamenti ebolitani, hanno recuperato un refurtiva del valore di migliaia di euro, orologi d'oro e molti smartphone tra gli oggetti ritrovati nel bottino, oltre ovviamente a numerosi attrezzi da scarso. E anche automobili, passamontagne e indumenti utilizzati proprio per compiere i furti, oltre a due centraline elettriche che servivano a mettere fuori uso i sistemi di allarme delle automobili rubate. Sequestrati anche tre camper utilizzati dai nomadi come abitazione, perché con il numero di telaio alterato e provenienti da furto. Al termine dell'operazione dei militari dell'arma sono state denunciate 10 persone di origini slave, tra cui anche alcuni pregiudicati.
stava lavorando all'interno di una nota azienda di Sant'Arsenio, mentre degli ignoti rubavano dalla sua auto documenti e soldi. È accaduto ieri mattina a Sant'Arsenio, i carabinieri della stazione di Polla sono stati informati dell'accaduto questa mattina. Il giovane proprietario della Fiat Punto, presa di mira, era all'interno dell'azienda quando i ladri hanno forzato lo sportello della sua auto parcheggiata proprio lì vicino. Hanno portato via documenti e soldi, ma non è stato ancora possibile quantificare il danno subito. E parliamo ora invece di giustizia. Al Tribunale di Lago Negro aumenta la durata media dei processi penali. Aumento dei processi pendenti, carenza di personale e risorse materiali inadeguate. Queste appunto le principali cause, ma vediamo nel prossimo servizio. Querelle infinita tra Sala Consilina e Lago Negro. Dopo l'accorpamento con l'Ordine del Foro Lucano, le toghe sono in agitazione per il dato emerso dalla relazione del tesoriere Demetrio Ricciardone. Si tratterebbe di un buco da 60.000 euro nei confronti del Consiglio Nazionale Forense e relativo al periodo che va dal 2009 al 2014. Il presidente Gerardo Cappelli garantisce opportune verifiche. L'ipotesi è che qualcuno non abbia versato la quota dell'ordine. Il 20 aprile un'assemblea chiarirà il tutto. A preoccupare i legali però sono soprattutto quelle cause che potrebbero portare il tribunale al collasso. Da una parte c'è la carenza di personale non equamente distribuito tra civile e penale, dall'altra le risorse non adeguate, poi l'aumento dei procedimenti pendenti. E se non bastasse, una sola aula che consente il collegamento in videoconferenza e il funzionamento a singhiozzo delle apparecchiature per l'audioregistrazione durante le udienze. I carichi di lavoro sono accresciuti, riferisce Claudio Scorza, presidente della sezione penale del Tribunale di Lago Negro. È drammatica la situazione del penale collegiale, dove è facile prevedere, scrive Scorza, che il numero di fascicoli nel giro di pochi mesi raggiungerà valori non più sostenibili. Il presidente della provincia, Giuseppe Canfora, con una nota promuove l'istituzione di una cabina di regia per la ricollocazione di 27 dipendenti appartenenti al corpo di polizia provinciale in posizione soprannumeraria. Il presidente Canfora, in ossequio a quanto stabilito dal decreto legge 78 del 2015, inerente appunto allo svolgimento delle funzioni di polizia provinciale, si rivolge a tutti gli attori istituzionali del territorio della provincia affinché si rendano disponibili alla ricollocazione di personale che per professionalità acquisita e per qualità umane rappresenta una risorsa fondamentale da utilizzare appieno nell'espletamento di funzioni fondamentali di governo locale. Ho deciso di rendermi parte attiva dell'iter di ricollocamento di 27 dipendenti appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale, ha dichiarato il presidente Canfora, perché ritengo importante che il territorio della nostra provincia non si privi del contributo che i dipendenti in questione possano assicurare alle nostre amministrazioni locali, considerata la loro consolidata esperienza e la professionalità di cui hanno dato prova negli ultimi anni. Inoltre, ritengo che questo sia un modo per utilizzare in positivo la legge di superamento delle province che, come ho avuto modo di ripetere più volte, presenta aspetti non condivisibili nel delineare le possibili soluzioni alle esigenze di governo in un'area così vasta. A Vallo della Lucania, avvia attività di formazione nel progetto Convivere con il lupo, conoscere per preservare. Al progetto aderisce anche il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alborni. Vediamo il servizio. Da oggi e fino a venerdì 15 aprile, presso il Centro Studi e Ricerche sulla Biodiversità a Vallo della Lucania, si terrà il corso di formazione sull'utilizzo della telemetria, rilevamento a distanza, applicata allo studio dei lupi. Il corso rientra nelle attività di formazione previste dal progetto Convivere con il lupo, conoscere per preservare, a cui aderiscono sei parchi nazionali, e tra questi il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Il corso è finalizzato all'apprendimento delle tecniche necessarie all'applicazione su lupi appositamente catturati, di particolari collari dotati di sistemi di comunicazione satellitare che permettono di assumere informazioni ecologiche e biologiche sulla specie.
Il corso sarà tenuto da Antonio Antonucci e Giovanna Di Domenico del Parco Nazionale della Maiella, due professionisti che da tempo utilizzano la telemetria satellitare nello studio della popolazione di lupi presenti nel loro parco. Nell'ambito del corso si terrà un workshop veterinario domani mercoledì 14 aprile alle ore 14:30 sui protocolli clinici ed anestesiologici in fase di cattura di lupi con mezzi meccanici. Il workshop sarà tenuto da Giancarlo Vesce, ordinario di anestesiologia presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Napoli. Saranno presenti tecnici e funzionari dei parchi partecipanti al progetto e il personale dei comandi stazione del Corpo Forestale dello Stato, del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Gli uomini della Forestale collaboreranno attivamente anche alle esercitazioni pratiche di venerdì 15 aprile sul Monte Cervati. Nuova sede in arrivo per i volontari della Misericordia del gruppo Fratres Vallo di Diano. L'appuntamento con la cittadinanza per il taglio del nastro è prevista per sabato 16 di aprile a Sala Consilina. Alle ore 17 i volontari accoglieranno i presenti nella chiesa di Sant'Anna in via Mezzacapo. Durante il pomeriggio verranno illustrati i dati in merito alle donazioni nel Vallo di Diano e verranno anche date informazioni sulle modalità di donazione del sangue. Previsto un momento istituzionale con la consegna di attestazioni e benemerenza ai volontari e ai donatori e successivamente si celebrerà la Santa Messa. La serata si concluderà con la benedizione della sede e un rinfresco con i presenti. Al direttore della Banca Montepruno, Michele Albanese, il premio Cilentani nel Mondo. Vediamo il servizio. Michele Albanese, direttore generale della Banca Montepruno, insignito ieri pomeriggio presso la Camera dei Deputati del Premio Cilentani nel Mondo, indetto dall'Associazione Mezzogiorno Futuro. La cerimonia, svoltasi alla presenza delle massime cariche istituzionali del Paese, è avvenuta durante la presentazione ufficiale della rassegna Giornate dell'Emigrazione, giunta quest'anno alla 11ª edizione ed organizzata dalla ASMEF. Un riconoscimento all'uomo e al professionista che ha saputo interpretare al meglio un ruolo difficile, ma sempre attento all'innovazione, al superamento delle barriere e ai bisogni di un territorio che, grazie alla Banca Montepruno e alla vision del suo direttore, è portato a guardare al futuro con sempre maggiore fiducia. Un riconoscimento che mi riempie di orgoglio, dichiarato Michele Albanese, perché rappresenta la sintesi del grande impegno profuso dalla Banca Montepruno nella tematica degli italiani che vivono all'estero. Ricevere il premio Cilentani nel Mondo, infatti, ha rappresentato per me un valore enorme che mi emoziona davvero tanto. È un premio questo che dedico ancora una volta ai miei collaboratori, a partire dal consiglio di amministrazione, ai dipendenti tutti che mi danno la possibilità di lavorare in serenità ed in clima di assoluta fiducia. Oltre al direttore generale Michele Albanese, è stato premiato anche Francesco Nuschese, titolare del noto ristorante Caffè Milano di Washington. Un concorso di idee per la riqualificazione paesaggistica, ambientale e turistica dell'ex polveriera tenuta Mandranello di Padula, dal 2014 di proprietà comunale. Grazie a questo strumento, infatti, il Comune vuole definire uno sviluppo sostenibile del sito, sia in termini economici che di fruizione, senza distruggere o sottrarre le risorse presenti non riproducibili, localizzando ed incentivando al contempo nuove e diversificate funzioni. Si dovrà lavorare dunque su un'area di grande valenza dal punto di vista ambientale e paesaggistico, sottraendola allo stato di degrado. L'individuazione di soluzioni per il nuovo assetto della tenuta Mandranello dovrà fornire l'indirizzo per future azioni di iniziativa pubblica e privata volte al recupero e al riuso delle strutture esistenti e la fruibilità potrà essere incrementata con l'inserimento di costruzioni di supporto che incentivino attività sportive e anche ricreative. Per tutte le informazioni si può visitare il sito del Comune di Padula. Una petizione popolare online per chiedere il completamento dei lavori del porto di Sapri. Vediamo il servizio.
Una petizione online per chiedere il completamento dei lavori nel porto di Sapri. La raccolta di firme è indirizzata al presidente della regione Campania, alla responsabile del demanio e al sindaco della cittadina rivierasca. A promuoverla è stato Pierino Giannetti, responsabile della società Subservice, uno dei concessionari dello scalo. I lavori per la realizzazione del porto saprese partirono nel 1968. Da allora non sono stati mai ultimati. Ancora ci sono strutture incomplete e in totale abbandono. Opere pensate per rilanciare l'offerta portuale e creare nuovi servizi per i diportisti. È il caso della piazza del porto posizionata al centro dello scalo, una struttura i cui lavori sono bloccati da tempo a causa di un contenzioso tra l'impresa e il comune. È necessario che lo scalo, dopo circa 50 anni dall'avvio dei lavori, finisca di essere un cantiere e diventi finalmente funzionale in tutte le sue parti. Ne gioverebbe, spiega Giannetti, l'intera comunità, l'economia turistica e i diportisti. Nella petizione viene chiesta per l'ennesima volta almeno l'attivazione immediata dei servizi igienici, a dimostrazione che il porto è ancora privo anche dei servizi essenziali, eppure è una struttura importante per l'intero Golfo di Policastro. Attualmente dispone di 600 posti barca, in parte gestiti dai concessionari ed in parte dal comune. L'ente locale ha chiesto più volte alla regione che la gestione passasse completamente nelle sue mani, richiesta che non è stata accolta dal precedente governo campano. Resta da vedere cosa deciderà a tal proposito la nuova giunta presieduta da De Luca. Intanto il governatore deve dare una risposta alla petizione online che in 3 giorni ha raccolto oltre 500 adesioni. L'appello, che naviga su internet, rivolto al presidente regionale, alla responsabile del demanio e al sindaco, è chiaro e preciso: ultimate i lavori al porto al più presto. E adesso vediamo che tempo farà domani. Linea al meteo. Benvenuti al meteo di Cosmos TV. Cielo sereno, vento da nord con intensità di 9 km orari. Raffiche fino a 25 km orari. Temperatura minima di 8 gradi e massima di 19 gradi. E anche per questa sera terminiamo con il meteo. Vi ringrazio per averci seguito. L'appuntamento è alle prossime edizioni. A voi tutti la buona serata. Arrivederci.